direi di cominciare immediatamente il convegno, e a tal fine io vorrei dare la parola al padre Giorgio Carbone, che introdurrà il primo argomento. Padre Giorgio Carbone è un padre dominicano e un sacerdote. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova, il dottorato in teologia presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino e il diploma di perfezionamento in bioetica presso la Facoltà di Medicina del Policlinico Gemelli. È professore stabile di bioetica, antropologia teologica e teologia morale presso la Facoltà di Teologia di Bologna. Attualmente collabora con diversi istituti, è membro della redazione della rivista Filosofia e Teologia di Thomas di Bologna, è membro corrispondente estero della rivista di teologia La Vie Spirituelle, edizione du Cerf di Parigi, è membro del comitato scientifico dell'Istituto Veritatis Splendor di Bologna. E dal 2008 al 2013 è stato membro del comitato etico dell'Istituto Ospedaliero di Ricerca e Cura in Soli di Bologna. Da gennaio 2006 è direttore editoriale di Edizioni Studio Domenicano, autore di più di 50 pubblicazioni di carattere scientifico specialistico, collabora con quotidiani mensili e diffusione nazionale. Grazie, e la parola a Padre Carbone. Grazie dell'invito. Allora, iniziamo subito. A me tocca fare il lavoro di sgrossatura, cioè di dire anche le cose più ovvie. Quanti sono i generi? Se dice, potete fare 10. Le risposte, mi dispiace dirlo, sono tutte sbagliate. La risposta esatta è dipende. Qual è l'ambito del discorso? La lingua italiana, quello sono due. La lingua inglese, quello sono tre. La lingua latina e greca, sono tre. La lingua tedesca, sono tre. Se passiamo dal livello linguistico-grammaticale a quello della specie umana, quanti sono i generi? Due, no? Quindi la risposta esatta è dipende. Dipende dal punto di vista, cioè dipende dall'argomento che stiamo trattando. Allora, a scanso di equivoci, i generi nella specie umana sono due. Il genere sessuale è qualche cosa che sorge, si costituisce in occasione del processo relativamente duro, che è quello della fertilizzazione, perché si costituisce in occasione del nostro genoma. Secondo invece le cosiddette ideologie del genere, il genere non è identificabile con il genere sessuale, con il sesso genetico cromosomico. Secondo gli ideologi del genere, i generi maschile e femminile per la specie umana sono comprensioni obsolete, oramai superate e sostituite da una riclassificazione a 5, a 6, a 8 generi, ma secondo alcuni anche il numero, l'enumerazione non ha un grande senso. Allora, nelle ideologie del genere, e uso volutamente il plurale perché è un movimento di pensiero molto eterogeneo, il genere non si identifica con l'identità sessuale. L'identità sessuale, immagino che ne parlerà molto la professoressa Nerozzi, è l'insieme di quei caratteri genetico-cromosomici, genotipici, biologici, psicologici che connotano la persona umana in quanto maschio o in quanto femmina. Il genere, per le ideologie del genere, è un'altra cosa. È in sostanza un qualche cosa che non è dato una volta per tutte, ma che è il frutto di una scelta, il frutto di cultura, di convenzioni, che può essere cambiato a piacimento. In genere non viene definito volutamente,
dice che ha partecipato a diverse conferenze internazionali dette dall'ONU, definisce il gender così: è il ruolo socio-psicologico intercambiabile a volontà. Questa idea di Polivi in the gender agenda. Sentite, a me dispiace una cosa, di deludervi, perché voi mi vedete che sono facilmente identificabile. No, non sono un cattolico adulto, sarò un cattolico bambino, per quanto venga da Bologna, ma come noterete io non ho l'accento bolognese. Mi dispiace deludervi perché io non citerò il Magistero del Santo Padre. Citerò altri autori, li vedrete, quindi sotto questo aspetto li vedrete. Allora, il gender evoca una semantica ambigua perché volutamente non viene definito, lo si dà per scontato. Prendete tutti i documenti che la consigliera Mengoni ha citato prima. Viene scodellato così l'ideologia di genere, ma non si dice che cos'è, lo si dà per scontato. E molti ideologi del genere sono contrari a qualsiasi forma di definizione, perché definire vuol dire limitare, delimitare. Invece bisogna lasciare aperte tutte le possibilità senza alcun limite. Allora, siccome il tempo è tiranno, bisogna andiamo un po' veloci. Io mi soffermo solo sulle origini più prossime, le origini culturali più prossime dell'ideologia del gender, senza andare in quelle più remote precedenti allo strutturalismo, perché pure ce ne sarebbe. Comunque, il pensiero strutturalista è un pensiero che entra in voga in Francia alla metà degli anni 50 del secolo scorso. Secondo il pensiero strutturalista noi siamo entrati in una nuova era che esige nuove regole, una nuova cultura, un nuovo modo di vivere, per cui tutto ciò che riguarda l'era passata va buttato a mare. Quindi bisogna destrutturare il passato per strutturare il presente. E secondo il pensiero strutturalista la donna è stata costretta al suo ruolo dalla società patriarcale. Questa società, quella patriarcale, dice il pensiero strutturalista, è superata e quindi bisogna cambiare le regole. C'è questa affermazione lapidaria di Simone de Beauvoir, che è un esponente del pensiero strutturalista francese, la quale scrive nel secondo sesso: donna non si nasce, non si diventa. Nessun destino biologico psichico definisce l'aspetto che riveste insieme alla società la femmina e l'uomo. E poi c'è anche la reciproca: maschio non si nasce, non si diventa. Badate che l'affermazione di per sé può essere anche plausibile, perché ognuno di noi si costruisce come se stesso, costruisce in particolare l'identità sessuale e psicologica nell'apprezzamento che ha di sé e nella considerazione che ha di sé in quanto essere corporeo sessuato. Inteso così è plausibile, ma il contesto di questa affermazione ne modifica completamente l'interpretazione, perché qui dice: nessun destino biologico o psichico definisce l'aspetto che riveste insieme alla società la femmina dell'uomo. Cioè, il dato biologico, il dato corporeo, non è portatore di nessun senso, può essere modificato a piacimento. Questo è il significato. Poi, un'altra corrente che incide sulle ideologie del genere è il femminismo radicale statunitense. Sulla Mid Firestone, nella dialettica dei sessi, che viene tradotto in Italia 30 anni fa, scrive: il fine ultimo della rivoluzione femminista non consiste nell'eliminazione dei privilegi, ma nella stessa cancellazione delle distinzioni tra sessi. Perché le ideologie del genere mirano a questo, a non considerare il dato corporeo sessuale, e quindi a
eliminare la distinzione. Ma mettere le mani addosso, no, non si spiego io. Per cui la conseguenza è che è impossibile, se si accetta questa affermazione della Faust, è impossibile definire in modo oggettivo che cosa sia la sessualità umana. Sempre nel pensiero femminista radicale statunitense troviamo quest'altra affermazione. Uomo e donna sono classi diseguali da battere, sono classi in lotta. Così una Putman Tom in introduzione al pensiero femminista del 2006. E a partire da questa corrente statunitense inizia l'azione di delegittimazione del ruolo maschile e paterno e l'azione di delegittimazione dell'autorità, che è iniziata già nel 68, ma che viene ricevuta ulteriore spinta da questa corrente di pensiero. Un'altra esponente dell'ideologia del genere è Johann Scott, la quale scrive: il ricorso alla biologia rende più difficile gli appelli all'uguaglianza. Se le donne sono essenzialmente diverse, su quali basi si possono allora considerare uguali o pari agli uomini? Badate l'incipit: il ricorso alla biologia rende più difficile gli appelli all'uguaglianza. Ricordatevi questo. Provato ogni anno. E poi guardate la finale: l'uguaglianza intesa come parità. Ci torneremo sopra. Per cui il gender, le ideologie del gender si pongono anche come un movimento anti-essenzialista, anti-fissista. Secondo quest'altra autrice, sempre del femminismo radicale statunitense, la maternità è una trappola per le donne. La liberazione da questa trappola può avvenire attraverso il ricorso alla tecnologia riproduttiva, eliminando così la necessità che il corpo femminile sia agente nella riproduzione della specie. Quindi vedete, sono tutte autrici in genere che negano un senso alla corporeità sessuata umana, sia maschile che femminile. Per cui le ideologie del genere dissociano la sessualità umana dalla corporeità. Un conto è il sesso genetico corporeo e altro conto è il gender, come lo chiamano, che è l'orientamento sessuale. È l'orientamento sessuale, quindi l'esercizio della sessualità in se stessa. Il corpo umano non è portatore di alcun significato e senso per queste teorie, per cui può essere modificato e vissuto a piacere. È negata l'unità della persona umana. Allora, a questo punto concedetemi una domanda. Tu hai il corpo o tu sei il tuo corpo? Tu hai il corpo o tu sei il tuo corpo? Io sono il mio corpo, io mi identifico con il mio corpo, il mio corpo sono io. Volete una riprova? Come si scartellata? Allora, come capite, io non sono di madre lingua inglese, ma sono napoletano. E quando abiti a Bologna. Allora, l'offesa fatta al corpo non è ah, guarda, ha offeso il mio vestito. No, no, l'offesa fatta a un organo, a un membro del mio corpo, io la ritengo fatta bene, perché io mi identifico con il mio corpo. Il mio corpo, in sostanza, non è come l'abito, le scarpe, l'orologio, non è un accessorio, non è un bene strumentale di cui il mio io si serve. Il mio corpo sono io, c'è perfetta identità tra sé, io e corpo. Allora, le ideologie del gender operano una distinzione
accenno al tema soltanto dal punto di vista filosofico, perché dal punto di vista filosofico ognuno di noi si identifica con il proprio corpo, per cui l'espressione corretta è io sono il mio corpo, e ricordati dell'offesa come si scatta l'altro. Allora, abbiamo fatto anche la pausa, la digressione. Quindi, secondo le ideologie del genere, ciò che conta è la scelta del singolo. La scelta si profila come un aspetto culturale che è contrapposto al dato corporeo, naturale, cioè di nascita. Quindi si ripropone l'annosa questione di guerra tra cultura e natura. La natura, quindi il dato, è visto come fissista, autoritario, aggressivo, il dato, la percezione del dato, impedirebbe la libera realizzazione di sé e imporrebbe un unico modo di agire. Allora, le ideologie del genere, in sostanza, si rifanno a una utopia di libertà, perché, volenti o no, piaccia o no, ognuno di noi può esercitare il libero arbitrio in un dato contesto storico, e noi siamo calati nella storia in ragione della nostra dimensione corporea. Piaccia o no, ognuno di noi ha degli ambiti di libertà che sono quelli del 2014, che sono maggiori rispetto a quelli del 1914 e sono inferiori rispetto a quelli di 100 anni. Quelli che ci saranno tra 100 anni, ci auguriamo, dato il progresso tecnologico. Quindi, il proporre uno stile di vita completamente sganciato dal dato corporeo è una illusione. Allora, ritorniamo sul concetto di uguaglianza. Io se non erro, andiamo su punti, ci sono ancora 15 minuti. 12, faccia parte della fiscale, si tratta di pagamento. Allora, ritorniamo sul concetto di uguaglianza. Sentite queste parole in una citazione testuale. Sono a favore di una piena equiparazione delle coppie omosessuali anche in tema di accesso all'adozione. Vorrei con coscienza che ognuno mi spiegasse qual è il problema a trattare gli esseri umani alla stessa maniera. Dobbiamo essere una società inclusiva. Aspettate tutti i ragionamenti. Adesso abbiamo citato questa... se ne potrebbero occupare anche altre, è emblematica degli argomenti che sono abitualmente usati dagli esponenti dell'ideologia del genere. Innanzitutto faccio notare che in questo argomento, chiamiamolo così, l'uguaglianza consisterebbe nel trattare gli esseri umani alla stessa maniera, cioè l'uguaglianza diventa mera equiparazione, uguaglianza come parità, uguaglianza come equipollenza. Per le teorie del genere il trattamento differente genera disuguaglianza e solo trattamento identico garantisce uguaglianza. Questa è la tesi sostenuta. Questa concezione di uguaglianza, cioè come mera parità, è ovviamente una omologazione, una standardizzazione, un livello di omogeneizzazione che elimina qualsiasi differenza e che non considera alcuna specificità umana. Tale concezione dell'uguaglianza come parità, come equipollenza, come omogeneizzazione, è estranea al dettato costituzionale della Costituzione della Repubblica, in particolare l'articolo 3 della Costituzione Repubblica.
la candela, non la devo fare. Per questo io parlo con totale libertà. Vi dico quello che mi capitò nel 2005. Ero a Parma e dovetti presentare delle diapositive dell'embriogenesi umana. Alla fine dell'esposizione di queste bellissime diapositive c'era il dibattito. Il primo fu professore ordinario di embriologia umana, non dico in quale università, non in quella di Parma. Si alza e fa: professore padre, io le devo fare i complimenti. Allora io dicevo tra me e me: prima arriva la dote e poi arriva la mazzata. La mazzata non ci fu, ma ci fu la sua dichiarazione, che te la riferisco, mi spiega tante cose dell'Italia oggi. Io queste cose a lezione non le posso dire, mi disse lui, ordinario di embriologia umana, non le posso dire, perché altrimenti la carriera. Io gli dissi: lei per la carriera commette una grave omissione, quella di non dire chi è l'essere umano di vita embrionale. Allora, io per fortuna la carriera non la devo fare, quindi non ho bisogno né di voti, perché i nostri politici hanno bisogno di voti, hanno bisogno del nostro appoggio, né devo fare carriera. Quindi, come dire, io già sono arrivato. Allora, comunque, si prega di terminare il procedimento. Il primo biglietto dice si prega, poi dopo ci si allora, avete ragione. Comunque ho fatto diverse digressioni per tirare sulla pressione. Allora, questa concezione dell'uguaglianza come parità è estranea al dettato della Costituzione della Repubblica, il quale non dice a tutti lo stesso trattamento, ma dice a parità di condizioni parità di trattamento, a disparità di condizioni a disparità di trattamento. Non prendere in considerazione le specificità del singolo, non prendere in considerazione le sue posizioni, i suoi valori per cui si distingue da un altro soggetto, significa aprire la strada a forme di discriminazione. Trattare allo stesso modo condizioni differenti è iniquo. Inoltre, diseguaglianza si oppone a uguaglianza, diseguaglianza non si oppone a differenza. Detto in altri termini, non ogni trattamento differente genera iniquità o disuguaglianza. Poi, questo l'abbiamo già visto, qui tira la luce. Poi, guardiamo questo che penso sia pure. Allora, tutte le argomentazioni degli ideologi del genere, come anche quella citazione che avete visto prima, e come anche diversi provvedimenti ministeriali italiani o europei, giocano su questa differenza. Discriminare, non bisogna discriminare, è vero, chi di noi vuole discriminare, chi di noi vuole costruire una società discriminatoria. Tutti noi vogliamo costruire una società, una convivenza civile che sia accogliente e inclusiva. Ma qui, allora, che cosa sono andato a fare? Ognuno di voi lo può fare. Prendere un vocabolario della lingua italiana e vedrà che discriminare ha due grandi accezioni. Discriminare con il primo polo di differenziare, dividere e distinguere, e discriminare come immaginare, identizzare, isolare. Se stiamo parlando di discriminare nel primo senso, il suo opposto sarà accomunare e confondere. Se parliamo invece di discriminare nel senso di immaginare, il suo opposto sarà integrare. Allora, domandiamoci, quando gli ideologi del genere o coloro che propongono le teorie del genere le sdoganano nostro paese, usano la parola discriminare in quale accezione? Facciamo la prova. Quando dico sono per non discriminare nessuno, sto dicendo sono per non differenziare, non distinguere
distinguere nessuno, cioè solo per accomunare e imparare e confondere tutti, oppure sto dicendo solo per non emarginare, non ghettizzare, non isolare nessuno, e quindi solo per integrare, includere e inserire tutti? Guardate, dal punto di vista logico-linguistico, l'argomento decisivo contro l'ideologia del genere è qua, perché qui si svelano le carte. I nostri politici sostenitori dell'ideologia del genere truccano le carte dal punto di vista della logica formale. È in atto una quaterna terminorum nel sillogismo argomentativo. Anziché usare tre termini, fanno un equivoco sul meglio e ne introducono un quarto in modo surrettizio. È la quaterna terminorum. Truccano le carte. Per cui l'espressione "dobbiamo combattere le forme di discriminazione" suppone l'equivalenza discriminazione e marginazione, ghettizzazione, mentre il risultato finale è non differenziare, confondere, rendere tutto omogeneo. Questo è il nocciolo della questione dal punto di vista logico. Allora, sentite questa citazione, che è di Eric Fromm. La crescente tendenza all'eliminazione delle differenze è strettamente legata al concetto di uguaglianza. Allora, Eric Fromm lo scrive nel 1956, mette in luce che l'uguaglianza, intesa in senso classico, è una forma di comunione, è la convinzione che siamo tutti accomunati dalla natura umana. E da questa comunanza, comunione, nasce il senso di solidarietà. Ma Eric Fromm dice anche che nel corso della storia, in particolare con la rivoluzione industriale, il concetto di uguaglianza è stato profondamente modificato. Oggi l'uguaglianza è una uniformità. Nella società capitalistica, è sempre Eric Fromm, nella società capitalistica contemporanea, per uguaglianza si intende l'uguaglianza degli altri, degli autonomi, degli uomini che hanno perso il loro individualismo. L'uguaglianza oggi significa uniformità anziché unità. È l'uniformità astratta degli uomini che compiono lo stesso lavoro, che scelgono gli stessi divertimenti, leggono gli stessi giornali e hanno le stesse idee. Gli aspetti positivi di questa tendenza all'uguaglianza non devono trarre in inganno, fanno parte della tendenza all'eliminazione delle differenze. L'ideologia del genere eliminano le differenze. L'uguaglianza è ottenuta a questo prezzo: le donne sono uguali perché non sono più differenti. La frase della filosofia illuminista, l'anima è priva di sesso, è diventata di uso generale. Pensate al ritornello: i mestieri non hanno sesso. La polarità dei sessi va scomparendo e con essa anche l'amore erotico che poggia su questa polarità. La società contemporanea predica questo ideale di uguaglianza, uguaglianza come omologazione, perché ha bisogno di atomi umani simili tra loro per farli funzionare in una massa compatta. Tutti obbediscono agli stessi comandi e tuttavia ognuno è in uso di seguire i propri desideri. Così come la moderna produzione di massa richiede la standardizzazione dei prodotti, così il progresso civile esige la standardizzazione dell'uomo. Questa standardizzazione è chiamata uguaglianza. L'unione ottenuta mediante il conformismo non è né intensa né profonda, è superficiale, e poiché il risultato della routine è insufficiente a placare l'ansia della solitudine. I casi di alcolismo, tossicomania, trisessuale e suicidio sono sintomi del fallimento di questa unione, cioè dell'idea di uguaglianza come standardizzazione. Allora, questa è l'ultima cosa che dico, taglierò. Un altro tassello per capire le origini dell'etnologia del genere è questo memorandum di Federico Giaffre, che immagino molti di voi conoscano.
Allora, Frederick Jaspers è nato nel 1925 ed è morto nel 1978. È stato presidente del Guttmacher Institute, vicepresidente dell'International Crown and Parenthood Federation e ha redatto per Bernard Berenson, presidente del Corporation Council e per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo memorandum. È un memorandum che si propone di abbattere la fertilità umana, perché la tesi non dimostrata ma creduta è che sulla pianeta Terra siamo troppi, per cui bisogna ridurre la fertilità umana. Frederick Jaspers, per ridurre la fertilità umana, propone alcune misure, che sono queste, ne cito solo alcune. Ristrutturare la famiglia, posticipando o evitando il matrimonio, alterare l'immagine della famiglia ideale, educare obbligatoriamente i bambini, incrementare percentualmente l'omosessualità, controllare la fornitura di acqua potabile. Allora, questo memorandum, in ragione delle relazioni che ho messo in evidenza prima, cioè delle relazioni di Jaffe con il Progressive Council e con l'International Planet Parenthood Federation e con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è stato assunto da queste organizzazioni non governative e da queste organizzazioni internazionali. È stato fatto proprio. Per cui le proposte su cui ascoltiamo recentemente fanno parte di un disegno che nasce molto da lontano e nasce in particolare con questo memorandum, che è uno dei pochi documenti che io sono riuscito a trovare. Se voi sarete capaci di trovarne altro, sarò molto lieto di renderli pubblici. Quindi non è un caso che ci sia il dilagare di tutte queste proposte, perché l'obiettivo è ristrutturare la famiglia, alterare l'immagine della famiglia ideale. È voluto. Allora, l'ultimo accenno. Quanto le diversità esteriori che possiamo facilmente cogliere con l'esperienza, come le diversità economiche, etniche e fisiche, non contano più, non devono più contare perché sono punti di conflitto, così sostiene il pensiero strutturalista, il pensiero marxista, il pensiero del genere. Quando la legittima diversità di pensiero è diluita ed è obbligata dal pensiero martellante che tutto è relativo, tutto può essere sottoposto al cambiamento, quando un comportamento vale l'altro e un legame vale l'altro, il risultato qual è? Perché ci dobbiamo anche domandare quali sono i risultati, dove va a parare questa teoria. Il risultato è la formazione di masse di individui atomi, individui umani privi di relazioni significative. In Italia il 23% della popolazione è single, non ha, vuol dire che non ha relazioni familiari costitutive. Questo è funzionale alla formazione di movimenti totalitari. I movimenti totalitari si basano sulla formazione di masse di individui atomi che sono resi fedeli al sistema totalitario. Per la loro esistenza non ha altre condizioni se non quella di appartenere al sistema stesso. Si legga come esempio un'autrice, evidentemente non cattolica, Anna Arendt, Le origini del totalitarismo, in Napoli, 1948. Chiudo con una citazione, sempre lì, ricordo quello. Con questa idea della uguaglianza come parificazione, come omologazione, tutti obbediscono agli stessi comandi, il comando che tutto è relativo, tutto cangiante, tutto può essere modificato, anche il corpo e l'orientamento sessuale. Tuttavia, ognuno è incluso di seguire i propri desideri. E in realtà si introduce una forma di totalitarismo. Grazie.